wanna know a secret. Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro Darius T e ci siamo su Brave Frontier RPG. Allora, squadra di tuono, non per fare di nuovo Stia e Selena, ma per andare nel vortice e fare il dungeon di Elisa, la sibilla del ghiaccio. Dungeon 0 assoluto. Come nel dungeon dell'altra sibilla ci sono due livelli, il livello 3 e il livello 4. Il livello 2, il livello 3 non vi darà niente, mentre il livello 4 vi darà la gemma. Andiamo a prendere un amico, l'unico per ora è lui. Ah, guardiano, vabbè. Però la tua narco. Boh. Ecco ragazzi, questa è la squadra. Allora, la Sibilli di acqua, Elisa. Fa 9 colpi su tutti d'acqua e oscurità e può avvelenare. Quindi ci portiamo forse gli antidoti. Sì, direi di sì. Il bellissimo Zen del fulmine. Con niente di difesa, ovvio. Bene, bene. Sì, sì, gli antidoti. Perché la strazia. La cosa strazia, l'avvelenamento. Via con la missione appena va. Ok. Chissà quanta vita hanno. Due mezze. Comunque ragazzi, scusate se sono raffreddato, ma il raffreddore prende tutti quanti. Sono anche questo qua, 7 stage. Ah, che bello, è Merit. 5. Merit la vestale. Cosa? 6.500 di vita, Eze. Porca miseria. Non scherza, eh. Ha più vita Eze che... Cioè, ha più vita Zen che Eze. Che Eze amico. It's not even possible. Beh, di vita non manca. Comunque... La Sibilli di fuoco alla fine è stata presa, ma dato che stavo facendo il Frontier Hunter e sono arrivato in posizione 2000 forse, perché dopo un po' è anche stancante, so ragazzi, ho preso solamente una volta la Sibilli di fuoco e purtroppo era oracolo, quindi vediamo se oggi farò altre volte la Sibilli di fuoco. Lei è carina, quella di fuoco. Però la mia preferita è quella di elettro. In ordine credo siano... a primo posto ci mi... doppio primo posto, cioè con quella di oscurità. Oscurità elettro, poi viene acqua e fuoco, poi terra, che a 6 stelle fa la sua porca figura, e poi per ultima quella di luce, che veramente non mi piace. Mi dispiace a chi può piacere, ma a me proprio non piace. Il dungeon dura fino a qualcosa. Tipo una settimana minimo. Quindi tempo anche qua per 10 giorni una settimana. Quindi tempo anche per acchiappare questa Sibilli qua d'acqua. Per farsi una bella... Ah, comunque non so se vi ho detto. Aumenta del 50% l'attacco delle creature di oscurità ed acqua. Quindi una squadra con acqua e oscurità. Direi... Alice, lei come leader. Alice o Lodaga. Anche Lodaga si recupera in fretta il Brave, anche se attacca singolo. Poi d'acqua ci abbiamo la nuova uscita, Cygnus, con 2000 d'attacco a Breaker e un 6, quasi 7000 di vita d'anima. Poi forse Selena 6 stelle, sì. Sì. Comunque da domani, dal 20, che c'è il nuovo dungeon. Il nuovo dungeon. Che rimettono il dungeon delle evoluzioni. Quello degli scrigni, dei totem e del paradiso incantato. No, Emi non è brave. No. Dal 20 lo mettono. Forse perché sì, ci sarà altri. Ci saranno gli altri 3 dei 12 guardiani.
Eccola qua, Elisa Sibilia della Neve. Bella che è. Con quei ghiacci lì, spadina. Allora, attacchiamo anche con lui. Nuova nascente. Dai. Schiacciato Donhunter. E sì, non ho ancora portato avanti. Quanto poco gli togliamo. Gli togliamo veramente poco. E lei ci toglie veramente troppo. Stavo dicendo che non ho, porca miseria. Ah, non ho portato avanti il Brave di Eze. Quindi c'è ancora il Brave e non il Super. Prima o poi anche lui avrà il super, eh? Tranquilli. Non preoccupatevi per lui. Comunque, questo dungeon in livello 4. I livelli 4 sono difficili. Perché, beh, sì, sono difficili. Più difficili del normale. Quindi non so se vi posso consigliare di portarvi una squadra dove, del 50%, che aumenta l'attacco del 50%. Se ci sono 5 più unità. Devo mettere in guardia cosa. Perché, ok che l'Odin vi mette l'elettro, ma magari non ce la fate. Boh, credo che con la tuona, con la tuona, con la squadra di tuono si riesca a fare facilmente, senza, perché ho attaccato ancora, senza troppi sforzi. Già metà vita gli abbiamo fatto. Vediamo se aumenta anche lei l'attacco come la Sibilla di fuoco. Si è messa all'oscurità. E si è aumentata l'attacco, sì. Quindi suppongo che anche le altre faranno così. No, vabbè, tanto. Oh mio Dio, perché continua ad attaccare? Non è difficile mettere in guardia. Beh, ormai credo che tutti quanti lo sappiate che la gemma di Glinea, per chi ha battuto Glinea al terzo livello, è stata data. No, mi uccidere! Ma perché ce l'ha con Zen? L'ha attaccato troppe volte. Ora l'ho fatto apposta. No, perché? Perché non l'ho attaccato? Ci sono novità su One Piece, mi chiedete? Sì, ci sono novità, ma c'è anche una cosa brutta. Perché non ave cioè, se avessi attaccato con Locke? Permagelo. Ci sono delle novità, sì. Il gioco sono riuscito a farlo andare su Android, sull'altro Android, sull'altro emulatore. Ma c'è un problema. Non so il motivo del perché lo fa, ma a casa mia non carica. Quindi neanche, non posso neanche scaricarlo, cioè scaricare i file di gioco. Oh, l'abbiamo catturata! Sì, al primo colpo! Al primo colpo! Bam! Non posso scaricare i dati, quindi devo andare a casa di un mio amico. L'ho fatto ieri, ma l'ho riavviato poi il gioco, l'ho disinstallato e l'ho riscaricato perché ho trovato Cody e ho trovato Mr. 5, quindi mi sono detto no, no, devo per forza ridisinstallarlo. E poi al prossimo ho trovato Kuro. Ma dopo quando devi cliccare per la quando scarichi il gioco che ti devi cliccare 500 volte, come si dice, non mi andava il download. Perché dovrei allenarmi con un umano? Non credere di poter capire i pensieri di una dea. E vai oracolo, che bello averti oracolo. Ah, non è possibile. Dai, almeno la prima volta che ti faccio. Prenditi anima, guardiano, ma non oracolo. Guardate, cioè, non è possibile. Eccola qua. La Sibili oracolo. Magari faccio la collezione delle Sibili oracolo, no? Vabbè, dai, ragazzi. Allora, One Piece, vediamo cosa succede. Giocarci riesco a giocarci. Spero a casa mia. Perché sennò è un problema anche registrare. Per Brave, quando ci sono novità, ho intenzione di fare una cosa, ma la farò più avanti quando ci saranno più mappe. Quindi per ora faccio quello
che danno da fare quelli di Brave. Quindi la Sibili Sibili e magari altri dungeon poi. Vabbè, ragazzi, per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo e mettete mi piace, commentate come al solito. Ciao a tutti!